con... Buongiorno! Oggi in ottima compagnia, Giovanni! Allora, Giovanni, gran protagonista per il 25esimo anno del Festival di Sanremo. Ogni anno un'emozione nuova. Sì, ogni anno è una cosa nuova. È un'atmosfera, una festa, diciamo. È una cosa che... di non descriverla così è, a parole difficile. È difficile, uno deve viverla questa atmosfera. E beh, vi stiamo seguendo, tutti si chiedono perché Giovanni Positano va a Sanremo, perché si va a Sanremo, Giovanni? Beh, io ci sono venuto perché una volta e mi è piaciuto e poi ogni anno, come ti devo dire, c'è uno stimolo in più che si aspetta il festival pure per farmi la festa, la settimana di ferie invernali. Su questa edizione di Sanremo? E questa edizione è stata, poi c'è stata la Baglioni che è stata la novità l'anno scorso, diciamo che uno è poco, due sono giusti, tre non so, insomma. Sono troppi, tre. Sono troppi, ormai le cartucce le ha esaurite. E beh, questa è la sensazione che abbiamo anche noi da casa. Giovanni, ma come si mangia a Sanremo? Come si mangia a Sanremo? No, si mangia bene, si mangia una cucina, la cucina ligure poi è una buona cucina, come la cucina cilentana pure nostra, quello che a noi è di terra, qui è di mare. Cioè. Allora Rosa, hai vicino anche mamma, Maria Grazia? Sì, sì. Un saluto da mamma Maria Grazia. Vieni qui, vieni l'auricolare. Pronto? Signora, ben ritrovata, sempre bella e elegante, la vediamo insomma. Grazie, buongiorno a tutti. Beh, portiamo alto il nome del Cilento, dei cilentani e delle cilentane. Ha ritrovato anche qualche amica a Sanremo? Ah sì, senz'altro, ogni anno ci ritroviamo qua e stiamo tutti insieme. No, e ogni anno ci ritroviamo, sì. Beh, una bella esperienza. Bellissima, guarda, veramente. Poi abbiamo trovato una settimana, sembra primavera qua. Veramente bella. Allora, perché venire a Sanremo, signora Maria Grazia? Il prossimo anno facciamo una bella comitiva, ma perché venire a Sanremo? Ah sì, possiamo venire tutti quanti, cilentani. No, sono esperienze veramente che auguro a tutti che possano venire qua una volta, perché veramente è bello, sono esperienze da fare. Secondo lei la più elegante in questo Sanremo sul palco, la più elegante? È come, diciamo, è la Raffaele come presentatrice è abbastanza elegante, diciamo. Bei vestiti. Allora Rosa, Rosa, aspettando il gran finale di domani, cosa ci racconti? E ho passato Rosa? Allora sì. ciao a tutti. Grazie mille, ciao. Signora. Ciao. Rosa. Eccomi qua, allora, Carmela. Aspettando il gran finale. Sì, stasera sarà una serata bellissima perché ricca di duetti. Io aspetto Fabrizio Moro, Ermal Meta, c'è Siria, quindi c'è un ritorno anche di Siria che è iniziato qui nel 96 e quindi ha avuto anche insomma una sua evoluzione artistica anche a livello insomma di cantautrice. E quindi questa sera insomma sarà la, diciamo, la penultima serata e quindi aspettiamo con ansia insomma che ci sia questa serata perché è ricca di artisti ancora di più. Ieri sera mi è piaciuto tantissimo Antonello Venditti ed è stato insomma molto emozionante anche la presenza di Serena Rossi cantando insomma Almeno tu dell'universo, che è sempre toccante, poi dal vivo ancora di più. Beh, è il festival della canzone italiana a tutti gli effetti, dai protagonisti agli ospiti, insomma, ai presentatori, si respira proprio questo clima legato alla tradizione musicale italiana. Sì, concordo, oggi è arrivata anche tanta gente nella cittadina, quindi insomma la Liguria si sposta tutta a Sanremo in questi due giorni, diciamo, che concludono insomma la manifestazione.
Allora Rosa, un caloroso saluto dalla famiglia Positano da Sanremo a tutti i cilentani. Grazie, grazie mille a tutti per avermi seguito e mi sono divertita e aspettiamo questa sera, insomma, e anche domani per la conclusione di questa bellissima nostra settimana e siamo contenti che l'avete condivisa insieme a noi, ecco. Allora, ma noi abbiamo la nostra giuria popolare, la famiglia Positano a Sanremo. Allora, per la famiglia Positano, chi lo vince questo Sanremo? Il nostro cantautore del cuore. Noi siamo innamorati artisticamente di Simone Cristicchi, che tra l'altro abbiamo avuto anche modo di conoscere. È stato anche a Vallo, tra l'altro, ha partecipato ad una serata a Vallo, ad Agropoli, quindi è stato anche nel Cilento, lui lo conosce il Cilento. E diciamo che ieri sera è stato emozionante, lui si è commosso, ci siamo commossi anche noi. È davvero un testo incredibilmente toccante, ripeto, e speriamo, incrociamo le dita per lui. Papà, concordi con me? Grazie mille. Allora, ti volevo dire che qui non siamo i soli, ieri abbiamo incontrato molti cilentani qui ancora. Infatti, ho fatto l'invito, il prossimo anno tutti a Sanremo. Va bene, vi aspettiamo e vi faremo da ciceroni, va bene? Un abbraccio, grazie mille. Ciao Carmela, grazie a tutti, un bacione grande, ciao. Ciao.